Salve amici, vediamo questi interessanti carrelli retrattili che ho preso da Hobby King. Carrelli retrattili per il curare, erano finiti quelli che Der Schweighofer dava disponibili a 140 euro e venivano venduti da altri sui 170-180 euro. E sono da 4 kg. Ho trovato questi da Hobby King da 9 kg e stanno con il motore frontale, stanno a 54 euro. Con il motore posteriore adesso sono in offerta a 47. Sono da 9 kg. Vediamo l'anteriore sterzante. E attenzione, il gambo, l'albero è da 5 mm, quindi quelli che danno per il curare ARF è da 4 mm, che già vanno bene, però io e molti altri voliamo in pista in erba, quindi con i retrattili vale il solito latino adagio, melius abundare quam deficere. Quindi ecco, con 9 grammi, il peso è lo stesso, forse qualcosa in meno. Tutti in metallo, questa è l'anteriore. E ecco i due posteriori del carrello principale. A questi carrelli ho abbinato anche qui, guardate quanto sono, loro li chiamano steli oleodinamici. Questi sono solamente dinamici perché non v'è un fluido dentro, è una forte molla, sempre per categoria, vedete l'albero. Guardate quanto sono ben lavorati. So, è un alluminio, abbiamo ordinati anche per altri perché bellini proprio così, e dite là quanto oppone una molla bella dura, da 5, sempre da 5. Questi reggono tanti chili, l'ideale per andare sulle piste in erba, perché avere i carrelli sempre così al limite. Poi sappiamo quanti di noi hanno incontrato problemi. Allora l'albero lo lascio dentro, e questi qui sono quelli del carrello principale, a cui appunto dico va montato l'albero e la ruota, anche questi ben torniti con le brucole per serrare verso il perno. Sono molto molto forti come molle, addirittura sembrano tanto forti, invece chi li ha dice che vanno bene così. Adesso volevo vedere se erano già aperti, se entravano, per fare una prova, perché andiamo a provare. Ecco, io li metto così, tanto poi li regolerò ovviamente. E mettiamo anche l'anteriore. L'anteriore lo mettiamo nel mezzo, perché ci sta. Eccolo qui. Scolleghiamo alla ricevente, che io già opportunamente preparato. E vediamo come funzionano questi carrelli. Ho messo due canali con il mix, poi provvederò magari a unificare in un unico canale, ma ecco adesso per la prova. Canale principale, eccolo qui. Sì. Collegati tutti e tre,
Prendiamo la mia fida nuova radio, la Tarnigi I10. Gli ho assegnato per il momento il canale 7 ed il canale 8 come slave nel mix. Poi ho detto provvederò, ma vediamo, speriamo che ci stiano e vediamo quello che fanno. Non fanno un cavolo perché non ho acceso la ricevente. Eh già, vediamo un po'. Hanno preso il Viagra, sembra. Giù. Fanno il loro dovere. 9 kg adesso io qui. La struttura è bella solida. La velocità ci siamo, se poi vogliamo mettere un attuatore che ritardi. E vabbè, abbiamo anche carrelli per il curare. Dunque, da non sottovalutare l'aspetto economico, perché questi belli e bei carrelli, che chi, i miei amici che hanno acquistato quelli lì, che sono quelli delle flight, non mi ricordo, a 170 euro perché da 140 l'aveva terminato e c'aveva i gofer, ci sono rimasti un po' male perché... Quanto ho speso? 75-74 euro in tutto, e carrelli più belli e più robusti. E vabbè, io, a me piace sempre andare a massimizzare, com'è, il primo principio dell'economia, cercare di ottenere il massimo con il minimo di spesa. Va bene, questo qui tanto va, ovviamente ho detto per il curare, ma questi è per modelli fino a 120, consideriamo classe 120, fino a 9 kg, insomma, che non è poco, tutti solidi, belli, robusti. Signori, ciao ciao da Piero la Terza Sprovieri.